A Special One è arrivato il momento di scoprire un altro artista, arriva da Milano e soprattutto ci ha portato un oggetto caratteristico che lo rappresenta molto particolare. Questa collana, come potete vedere, con una D finale. Se volete sapere chi è, non dovete far altro che restare qui con me. Ed eccoci nel nostro divanetto rosso, dove di solito incontriamo i nostri ospiti e diamo anzi il benvenuto a Domino. Ben arrivato. Grazie. Allora Domino, io leggendo un po' la tua scheda mi ha colpito una cosa molto particolare, sì. Nel senso che nella formazione tu vieni da Milano, c'è sì. scritto libera ispirazione nata da gioia, frustrazione, amore o disperazione. Sì. Insomma, è un mondo abbastanza pieno, insomma, ricco di tante cose. È la vita. È la vita, cioè le cose di tutti vita. I giorni. Sì, sì. E quindi viene. Solitamente tu prendi spunto da tutto ciò che ti è accaduto, immagino, per creare i tuoi pezzi. Sì, da tutto ciò che sento essenzialmente. Quando sono frustrato, gioioso, arrabbiato, mi è successo qualcosa, io scrivo, mi sfogo, il mio modo anche di scaricarmi, no? Difatti il mio modo di fare hip hop sì. non deriva propriamente dal mondo hip hop legato classico. Alla strada. È proprio un genere che consente di esprimere tante cose, tanti concetti, a differenza di altro, o almeno è il genere nel quale io mi sono rispecchiato di più, perché posso raccontare delle cose. Ma questo perché tu hai avuto un vissuto particolare che ti ha dato poi forza, voglia di liberarti attraverso la musica e quindi attraverso l'hip hop, che forse era il linguaggio musicale magari per eccellenza, per riuscire ad esprimere meglio ciò che insomma sentivi? Sì, diciamo che è il genere che mi ha consentito di esprimermi più che altro, perché con altri generi non riuscivo a dire quello che veramente volevo dire. Essendo una musica molto parlata, ritmata, come dicevo prima, si riescono a dire più cose rispetto a un altro genere. Ad esempio, se guardiamo il pop al 90% dei testi sono canzoni d'amore. Sì. Io in me ho l'amore, ma la mia vita non è fatta solo di quello. Ho anche rabbia, poi, come si diceva prima, ho la frustrazione lavorativa di tutti i giorni, del lavoro e così. Perciò scaricavo l'amore, no, sugli altri, ok? Però non ero io, non ho solo quello da dare, da dire. Ascolta, hai portato come oggetto, che l'ho mostrato prima nella tua presentazione, una catena molto, molto bella con la D. Sì. Vabbè, immagino derivi dal nome Domino ovviamente. Sì, sì. Leggevo poc'anzi che ha una derivazione molto interessante, se la vuoi sì. spiegare ai nostri telespettatori, il nome Domino appunto, sì. cosa significa? Ma Domino, tutti lo collegano al gioco. Mio fratello Alessandro mi dice, sì, potevi chiamarti Risico, no? Così. 3-7, sì, una cosa no. del genere. In realtà viene da una maschera veneziana. Sì. Che è molto interessante sì, il racconto che ha. Che celava essenzialmente, nascondeva più che la persona, nascondeva il ceto sociale o comunque un'appartenenza a una categoria sociale. E si vestivano con questa maschera del Domino, anche non a carnevale, ad esempio le donne che volevano raggiungere l'amante, oppure che volevano frequentare luoghi di culto, che ai tempi gli erano proibiti, oppure quando volevano... rompere un po' gli schemi. Sì, rompere un po' lo schema. Si celavano con questa maschera abbastanza semplice, ed è proprio un mascherare... l'identità sociale è più una maschera interna che esterna, diciamo. Adesso questa sera ci canterai dei pezzi. Il primo che ci porti in palcoscenico qui su Special One è Sax the Sex. Che allora, è un mix tra amore e rabbia. Allora, non poteva essere altrimenti. Diamo allora la possibilità a Domino di esibirsi sul palcoscenico di Special One. Okay. Tutto uno bimbo, quando mi sapevo divertire, quando l'amore riuscì.
riuscivo a sentire il calore nelle cose, nascondino nelle strade tra le case. Non volevo mai studiare, mi attaccavo al tuo citofono e ti facevo uscire con lo scooter di mio fratello. Mi sentivo un gallo, stretta a me come in un ballo. Era tutto bello, anche il solo dormire con la mano nella tua, sino a svenire. I soldi contati per due gelati, pensieri lontani per quello che era il domani. Guardato ad ogni costo, pensarti di nascosto quando ancora non sapevi chi ero. E a te andavo ogni pensiero, incantati lì da qualche siero. Mi sentivo come un guerriero sulla sella del suo destriero. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex, dopo sei bex. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex, dopo sei bex. E i pomeriggi più vuoti, tradito per dei bei voti. Con i tuoi devoti a prof idioti, tu prima io zero, tu chiesa io scrivo col clero. E ma ce ne vincero, ma io non ne volevo, pregavo solo che restassi con me. Un Dio che non c'è, che ti spingeva verso quelli come te. Ma tu amavi me, ma tu amavi me, ma tu amavi me, ma non poteva bastare. Tu dovevi sperimentare col ragazzo di quartiere. Il mondo non potevi vedere, ma il tuo culo si siede sull'auto dell'ingegnere, che con le buone maniere sa lunga ti tocca le pere. E un piccolo mondo ti mostra con vero piacere, poi nulla da spartire, ma dei soldi ti sei fatta comprare. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex, dopo si bex. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex, dopo si bex. Potevo assicurarti quello che non avevo, e quando riuscivo volevi quello che non avevi, e lo chiedevi a me. Re, se tu eri regina, merda, se eri latrina, muffa, se eri cantina, casa, se fossi stata carina. Solo e triste, sei lontana, chiamo, chiamo, ma non parli. E cerchi di mollarmi, allora cerco di levarmi. Lo so che non ho la smart, ai piedi le clark, in testa quark. E negavo e non volevo, ma sapevo costruirvi una bara con l'ego. Umiliato dai, ti prego, lasciato per gioco, destituito, divenuto amico. Triste a zonzo, spezzato come un cuore di pongo. Dal mio fango sa dove ti mando. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex, dopo sei bex. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex, dopo sei bex. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex, dopo sei bex. Suona il sax del sex, scordando la mia ex. Macio come Tex. No, io non immaginavo quante rime c'erano con ex, cioè adesso ce n'è tante. Però ma prima tu parlavi, hai detto che non voglio troppo parlare d'amore, un po' alla Celentano, invece questa parla un po' d'amore, no? Questa parla d'amore, cioè sono tre storie, diciamo, di vita vissute che sono state messe assieme. Sì. Qualche modo dovevo tirar fuori questa Bravo. Cosa. Allora ho messo tre pezzi, come Lego. E poi ho detto, qual è il filo conduttore della storia? Quando ti lasci, la reazione dell'uomo, magari della donna, è così. Con una donna all'inizio c'è euforia, però malinconia, no? Questa canzone ha un po' tutte e due le cose, così, almeno secondo me. E poi la voglia di esorcizzare il dolore facendo sesso, insomma, essenzialmente è quello. Il chiodo schiaccia chiodo, mi vuoi dire? Il chiodo schiaccia chiodo, esattamente quello. Ascolta, Buono. Ma una cosa che ci interessava, beh, noi ti abbiamo presentato come Domino, io prima non ti ho chiesto il tuo nome vero, che Domino ovviamente è un nome d'arte, sì. Tu sei? Piero Brocherio. Di Milano? Sì. E quali sono i tuoi prossimi progetti per quanto riguarda la musica? Allora, uscirà un album entro quest'estate e in questo momento ho il singolo, diciamo, che sta girando in alcune radio. Ecco, sostanzialmente. Ascolta, che se vogliono, vabbè, sentirti, trovarti con le tue date, dove possono andare a cercarti in rete? Su Facebook, ovviamente, scrivendo sì. Domino. Poi
adesso sto ultimando il sito, diciamo che nel giro di una settimana o due sarà online. Vuoi dire che su Facebook tu sei l'unico domino che c'è? No, cercherà anche il gioco, ci sarà. No, c'è domino. No? Beh, e scrivendo domino sax viene fuori su YouTube domino sax e tutt'altro anche. E anche in Google, se non scrive domino sax la prima ricerca. La googolata andremo a farla certamente. Okay. Ascolta domino, per noi come sempre lo saprai è un grande piacere, vorremmo regalarti la nostra targa che spero insomma ti porterai dietro nei tuoi concerti. Va bene. E poi in redazione fra pochissimo invece ci autograferai la tua. Ok, va bene, grazie mille. Grazie mille domino e noi andiamo avanti con la musica. Special One. Esatto. Oh yeah.